Siamo sempre qui dal Pari, da Palazzo Barolo, polo delle arti relazionali e regolari, per la mostra, l'inaugurazione della mostra Impermeabili. Abbiamo con noi il curatore Roberto Mastroianni, che ringraziamo. E Roberto, chiederei innanzitutto, partirei dal titolo Impermeabili. Cosa significa e cosa rappresenta? Impermeabili. Noi crediamo che c'è una permeabilità tra le espressioni dell'arte regolare, mainstream, e le espressioni dell'arte irregolare, dove per arte irregolare intendiamo tutta quella dimensione artistica che non è regolarmente incasellata nel mercato e nel sistema dell'arte. Ad esempio, Tullio Regge, il grande fisico teorico, faceva delle bellissime fotografie d'arte. Era un artista irregolare come Primo Levi o come molti degli artisti che sono esposti in questa mostra. Che è una mostra bizzarra, perché è una mostra che dimostra che l'arte fa saltare i confini, perché l'arte produce senso. E quindi la stessa potenza di alcuni artisti come Nikus Luka, Giorgio Griffa, oppure di Fukushi Ito o altri artisti regolari tipo Jessica Carroll o Paolo Leonardo, dialogano in modo potente, continuativo, armonico, in una narrazione artistica con Rusinà o altri artisti irregolari che partono da una dimensione di disagio di qualche tipo. Bene, e quindi hai anticipato che questa mostra si triplica, perché non sarà solo qui ma anche all'Housing Giulia e alla Galleria Gli Acrobati. Cosa troveremo nelle tre location? Allora, per prima cosa è interessante notare che in ogni posto ci sono degli artisti mainstream e degli artisti irregolari. Quindi i tre punti in città mettono molto a fuoco questa dimensione. Poi ci sarà un'altra tappa ad aprile, che è una tappa a Vercelli. Ci sposteremo alla galleria Studio 10 Art City Gallery, dove la mostra sarà allargata degli artisti di territorio, sia mainstream che irregolari. L'obiettivo è quello di dimostrare qual è la dimensione di rete nazionale, locale, internazionale di questo fenomeno, che fa della città un importante centro per esperienza e per materiale acquisito, patrimonio nell'arte irregolare in Europa sostanzialmente. Benissimo, ultima domanda, un appello, un invito alla cittadinanza a venire a vedere la mostra. In una bellissima cornice come quella di Palazzo Barolo, dove c'è anche la mostra prodotta da Ettore Fisico sui 100 anni dell'arte italiana, di vedere spazi tipo Gli Acrobati, che sono una galleria di arte irregolare che ha scelto una nicchia di mercato e un pezzo di sistema dell'arte che possa garantire anche introiti agli artisti irregolari. L'Housing Giulia è interessante da vedere perché dimostra che in questa città ci sono degli elementi che permettono la ricucitura del tessuto metropolitano e di varie situazioni di disagio. Inoltre è importante che quest'anno, insieme alle altre dimensioni artistiche, ci sono anche tutte le espressioni dell'arte irregolare come queste. Grazie mille Roberto, buon lavoro. A voi, grazie.